è stata emessa una misura cautelare dal giudice delle indagini preliminari sulla base delle indagini della Polizia di Stato, che si basano sull'analisi di una montagna di dati, di celle telefoniche, di riprese video, e che hanno portato a individuare il killer. In particolare, il soggetto era presente in zona il giorno dell'omicidio. In più sono stati anche rilevati dei contatti i giorni precedenti tra quello che riteniamo il mandante, cioè l'ex marito, e appunto il barbiere, che noi riteniamo essere l'esecutore materiale dell'omicidio. Noi si è sempre comportato egregiamente, forse a dir poco egregiamente. Ma anche chi lo conosce al di fuori. No? Noi abbiamo passato veramente Natale, non siamo i vicini di casa. Cioè, no, siamo una famiglia unica, sì, tra virgolette, via. Sì. Siamo partiti sul presupposto, che poi si è rivelato fondato, che era un omicidio su commissione. Quindi individuato il mandante bisognava individuare l'esecutore. Attraverso appunto si presumeva che ci fossero stati dei contatti precedenti al giorno dell'omicidio tra il mandante e l'esecutore, e si è lavorato su questa possibilità. In effetti questi contatti si sono verificati il 20 e il 21 di gennaio del 2021, e a questo si aggiunge appunto la presenza sul luogo, nelle vicinanze del luogo del delitto, da parte del barbieri, senza un motivo giustificato. E che tipo di persona era questo barbieri? È un pregiudicato che era uscito di poco dal carcere per un'altra vicenda che lo vedeva coinvolto con delle lesioni a carico di un soggetto. Allora, noi, perché tante volte quando sentiamo in televisione, sì, no, questi casi, no, che tutti di cosa dicono? Oh, ma era una brava persona, era davvero una brava persona. Cioè, non, non è che lo, non è che noi, lo diciamo con noi perché si è sempre comportato egregiamente, forse a dir poco egregiamente. Ma anche chi lo conosce al di fuori. Noi abbiamo passato Natale, siamo i vicini di casa. Siamo una famiglia unica, tra virgolette, via. Sì.